fantastici biscotti ci servono 300 g di farina, 130 g di zucchero di canna, 8 g di lievito per dolci, 100 g di burro, un'arancia biologica, il succo e la scorza, un uovo, un pizzico di cannella facoltativo, quindi se non ti piace non la mettere, un pizzico di sale e per decorarli zucchero a velo e zucchero semolato. Quindi prima prelevo un po' di impasto, quanto una noce, faccio una pallina muovendo i palmi in questo modo. Io ti consiglio di farli prima tutti e poi di passarli prima nello zucchero semolato e poi nello zucchero a velo. E questo è come risultano. Se vuoi puoi anche decidere di non passarli nello zucchero, però così secondo me sono ancora più buoni e più golosi. E non risultano dolci, non ti preoccupare, perché all'interno alla fin fine ci sono solamente 100 g di zucchero di canna, che rispetto allo zucchero bianco è meno dolce. Inforniamo nel forno preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti. C'è un profumo d'arancia che tu neanche ne hai idea. Veramente paradisiaco, poi io amo questo agrume, quindi non potevo non preparare questi biscotti. Ora ne andiamo ad aprire subito uno e vediamo com'è all'interno. Guarda che meraviglia! Ovviamente assaggiamo per vedere com'è, ma già guarda com'è morbido, si vede lontano un miglio. Mamma, che buone! Si sente tutto il buon aroma dell'arancia. Sono dei biscotti delicati, croccanti all'esterno e morbidi all'interno. Sono perfetti nell'inzuppo, nel latte o nel caffè e li trovo anche ideali per essere regalati. Scrivimi se la ricetta ti è piaciuta, se è così iscriviti, regalami un like e condividila su tutti i tuoi social.